avuto anche qualche difficoltà negli anni ad avvicinarmi a lui. La prima volta, più di 15 anni fa, se non ricordo male, ho fatto Storie naturali, che è un suo grande poema teatrale, con titolo vero e proprio, e l'abbiamo fatto in due edizioni. Lui per me è uno dei più grandi poeti, anzi sicuramente il più grande dal punto di vista, come dire, di quello che si dice la poesia civile del Novecento. E non solo perché è un poeta che sente il suo stare, fare poesia come una sorta di missione anche di uomo, come testimonianza storica, ma anche perché ha cercato in maniera molto precisa di superare quello che era stato nella prima metà del Novecento, diciamo, l'idea esclusivamente lirica oppure ermetica della poesia. Lui ha completamente scardinato diciamo, le regole, e non partendo, diciamo, da zero, addirittura rifacendosi al più grande nostro poeta civile, che è Dante. E quindi lui ha messo insieme, ma questo, diciamo, subito, perché Laborintus è la sua prima opera e quella a cui io ho sempre cercato di accostarmi, giovanile, scritta dal 51 credo al 54, ed è divisa in una, come per cantiche, sono un poco più di 30, o adesso non mi ricordo il numero esatto, ed hanno una struttura che ricorda per certi versi la Divina Commedia. È una specie, però solo l'inferno della Divina Commedia, è una specie di attraversamento, un'opera straordinaria secondo me. E quest'opera è come se prima di essere scritta si fosse in qualche modo, come dire, bagnata nel linguaggio joyciano, soprattutto nel Finnegan's Wake. Quindi lui in pratica agli inizi degli anni 50 crea di fatto, almeno per quanto riguarda la poesia e la letteratura, quella che poi è stata chiamata la neoavanguardia e che è seguita successivamente. Io mi sono accostato, come meritava, al Laborintus, ho aggiunto una serie di poesie che poi sono successive, ma in pratica sono filiazioni della sua prima opera, e ho creato questo spettacolo che ha, diciamo così, me lo sono assunto in prima persona, assumendo, come dire, una pluralità di voci, anche musicalmente parlando. In realtà lo spettacolo è stato concepito, e non so se riuscirò mai a farlo, perché ci vuole qualche diverse decine di migliaia di euro, per 7-8 attori, e quindi 7-8 voci, in una dimensione, diciamo, spazialmente galattica, quindi in una grande sala, in cui la sua poesia navigherebbe, diciamo, come in una situazione appunto spaziale, anche muovendosi da un punto all'altro il suono della sala. Io ho cercato di fare proprio per Mediterraneo una specie di sintesi estrema, mi è costata anche una certa fatica, di questo lavoro pensato, diciamo così, per una pluralità di voci, e lo abbiamo fatto con grande soddisfazione mia e anche delle persone che hanno avuto la possibilità di assistervi in un posto molto bello che io conoscevo appena, che è il chiostro di San Pietro in Vincoli, all'Università di San Pietro in Vincoli. E insomma, io che devo dire altro, è stata un'esperienza bellissima, spero di poter proseguire sia, diciamo, all'interno della collaborazione con Mediterranea e con, diciamo, tutto quanto Filippo ha possibilità di fare, perché lui è un vulcano, diciamo, immaginativo e creativo, sia per quanto mi riguarda, proseguendo, e lo farò nel mio teatro a Trastevere, prossimamente.
prossimamente un'altra serata in cui ripeterò la stessa esperienza di Laborintus in Microcosmos di Sanguinetti.